Sicuramente ci aspettavamo una partita difficile, sapevamo che comunque giocando in casa sarebbero stati anche aiutati dal pubblico e da tutta l'atmosfera, diciamo. Abbiamo iniziato la partita, sì, diciamo, non nei migliori dei modi, non siamo stati molto efficaci sul loro portiere. Comunque ci sta un inizio, comunque delle situazioni differenti ogni partita, ogni giorno, sono delle situazioni a cui non siamo abituati e che quindi scopriamo. Comunque, credo che abbiamo combattuto fino alla fine. E ci sono stati degli episodi dove non siamo stati favoriti e abbiamo avuto la peggio. E comunque, si pensa dalla partita di questa sera che sarà in ogni caso la più importante. Ecco, una partita difficile perché intanto il Lussemburgo che partiva un po', è partita un po' sotto traccia nell'equilibrio complessivo del girone, invece si è dimostrata la squadra che sta in vetta alla classifica, per quanto sia una classifica molto corta, ed è una partita complicata. Sì, il Lussemburgo si è rivelato una bella squadra con un bel progetto di gioco. Adesso noi sappiamo che dobbiamo tenere quello che abbiamo fatto di buono fino adesso, il gioco veloce e comunque tutte le cose che hanno funzionato. Sarà una partita difficilissima anche stasera. Comunque metteremo tutte le armi in campo che abbiamo per vincere questa partita. È la terza partita in 3 giorni per tutte e due le squadre. Secondo te, ecco, da un punto di vista proprio di lettura anche fisica della partita, dove può essere la chiave di volta? Beh, diciamo che noi siamo una squadra che corre tanto, quindi dovremmo riuscire a mantenere lo stesso gioco, riuscire a correre e speriamo che l'impatto fisico non abbia troppa incidenza. Comunque, direi che a livello fisico anche loro hanno dei giocatori che comunque hanno un minutaggio molto elevato, quindi credo che comunque ce la giocheremo. Una vittoria travolgente nella prima partita, ieri una gara persa di misura nei secondi finali. Come sta moralmente, come sta di testa l'Italia? Ma no, di testa siamo progettati su questa sera, dai, insomma, diciamo un torneo di tre partite in 3 giorni, non hai troppo tempo per riflettere tutto, comunque da una parte nella nostra testa c'è la sconfitta di ieri che comunque ci deve aiutare a trovare la motivazione per oggi.